Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Allora, come sapete, il sabato 27 agosto è stata applicata l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti della moglie, questa povera vittima che è stata vittima di una condotta davvero efferata, raccapricciante. E il GIP del Tribunale di Rovigo ha accolto la richiesta del Pubblico Ministero applicando la misura prevista dalla 286 del Codice di Rito, che è una sorta di misura di custodia cautelare, solo che invece di essere eseguita in carcere, proprio per motivi, per problemi di, come dire, che si ipotizza, anche se ancora non è stato effettuato un vero e proprio accertamento, ma dalla documentazione che abbiamo acquisito, insomma, si ipotizza che la signora non sia, insomma, possa avere dei problemi di capacità di intendere e volere, quindi poi bisognerà affrontare la collega titolare del procedimento, insomma, svolgerà questo accertamento, ci sarà una perizia, immagino nella forma dell'incidente probatorio, per accertare in modo univoco qual è la situazione, insomma, della signora che è stata arrestata. Quindi in primo momento si trova nel reparto psichiatrico dell'ospedale di Rovigo, piantonata, quindi come se fosse, insomma, come se fosse in carcere, però in un luogo di cura, in attesa, questa è una misura provvisoria, in attesa appunto per l'accertamento definitivo della situazione sulla capacità di intendere e volere e poi sulla pericolosità sociale. Allora, per quanto riguarda ecco, i dettagli che possono interessarvi, in ordine a questi, quelli che sono stati gli sviluppi investigativi e proprio quelli che sono gli snodi fondamentali, no, dell'attività di indagine che è stata svolta, io lascerò la parola a Tenente Colonnello Carpin. Mi preme ovviamente, in rappresentante del mio ufficio, mi preme esprimere il mio applauso personale, e questo termine applauso, ma sembra anche una parola un po' formale, in realtà proprio in termini di autentico apprezzamento per l'attività che è stata svolta, perché sono stati i carabinieri del nucleo investigativo e anche i carabinieri della compagnia in generale, che hanno, vabbè, operato con una sinergia davvero meritevole. Diretti dal tenente colonnello del nucleo investigativo, dal tenente colonnello Passarelli per quanto riguarda la compagnia dal maggiore Tullio, ecco, sono stati davvero, davvero, hanno profuso un impegno non comune, tenuto conto, non vi sembri una banalità, tenuto conto del periodo feriale che vede gli uffici defedati, compresi i nostri uffici, il personale amministrativo, chiedere che lavorare in queste condizioni, dove chiedere un'intercessione in forma d'urgenza, di sabato, in periodo feriale, senza personale amministrativo, è davvero un impegno lodevole. E al mio applauso verso la vicegerente, verso i carabinieri, aggiungo quello verso la mia collega, la dottoressa Rizzo, che vi assicuro ha partecipato personalmente a tutta l'attività di indagine. Era più in caserma che in ufficio, mi si dice, ed ha quindi diretto personalmente tutta l'attività di indagine in sinergia efficacissima con i carabinieri coordinati dai comandanti che vi ho citato prima. Quindi, allora, l'attività, avevo fatto cenno prima con un vostro collega, che a mio avviso, io che sentivo le notizie che ha relato, è stata forse un po' la difficoltà, diciamo, di questa indagine, secondo me, che poi si è conclusa rapidamente in modo così efficace, rapido ed efficace, è stata forse quella diciamo, di un depistaggio per l'incredulità che avevamo, io stessa avevo questa incredulità, per l'incredulità che avevamo nel pensare che indirizzare le indagini in ambito familiare, perché ovviamente erano emersi un po' di maltrattamenti, di sapori all'interno della coppia, quindi è ovvio che si indirizza l'indagine, no? Come se l'omicida avesse avuto
diciamo, avesse avuto questo contesto familiare. Però le nostre perplessità, le perplessità di tutti, erano che eravamo increduli nel poter ipotizzare che questi macabri ritrovamenti, no? Io mi sono messa qui, ho fatto la scaletta, ma voi ne avete scritto già ampiamente, no? Il 28 luglio si trova la prima gamba sinistra, poi si trova la testa, poi parti del tronco, poi due braccia, poi un'altra parte del tronco, l'interiora, infine la gamba destra, tutto in, no? In sacchetti delle immondizie, con questi singoli occultamenti di questi poveri resti. Quindi, ecco, questa modalità così agghiacciante ci rendeva increduli nel poter pensare che una signora di 68 anni, per quanto avesse avuto la lite col marito, che magari la voleva lasciare, eccetera, eccetera, potesse avere compiuto una condotta così, appunto, ripeto, agghiacciante, da sola, anche da sola, per l'altro, no? Per cui, ecco perché c'è stato un po' di... le indagini hanno dovuto essere ad ampio spettro, perché magari si ipotizzava anche un contesto di tipo malavitoso, insomma, anche se questi soggetti erano soggetti non... era un soggetto non pregiudicato, insomma, si parlava di una coppia normale, di una famiglia normale, però, insomma, si è pensato a qualcosa che avesse avuto, ecco, un contesto di tipo malavitoso, vista. Quindi questa è stata forse la difficoltà iniziale. Tuttavia, poi, c'è stato... La fortuna è quella del luogo in cui sono stati buttati questi resti, perché, come sapete, il fatto che sia stato buttati nella scuola di Egitto ha reso, quindi ha escluso che potessero essere la condotta che di aver gettato questi poveri resti potesse essere avvenuta altrove, anche in altre province, in altre regioni, se avessero buttato nel fiume Po, ovviamente non si sarebbe potuto ricostruire dove era stata. Invece proprio il fatto che in quella chiusa, in quel pezzettino di fiumiciato, insomma, che è questo adigetto, ha consentito di ipotizzare quantomeno che l'omicidio era venuto in loco. Dopodiché è vero che c'è stata, e adesso poi io mi fermo e dico soltanto questo, è vero che c'è stata la confessione alla fine. Alla fine, come vi spiegheranno meglio, c'è stata questa confessione della signora che ha messo la sua responsabilità. Però questo non può togliere che, come sapete, no, la confessione è la prova regina. Però questo non toglie rilevanza a tutta l'attività importantissima che è stata svolta prima, sia tecnica che tipo informativa, che sono che sentite a sommare informazioni, psichiatra, parenti, conoscenti, familiari. C'è stata l'attività di intercettazione telefonica. E c'è stata l'attività tecnica da parte, no, legale e il RIS di Parma. Ecco, questa attività, questa confessione, volevo sottolineare che è arrivata dopo che i RIS erano andati nel posto giusto e che avevano repertato, insomma, queste tracce analiche che avrebbero consentito tranquillamente. Non sono ancora arrivati gli esiti, credo, formali. Insomma, lo so, questo, non so se gli esiti siano arrivati oppure no, ma insomma. È ovvio che quindi la scelta anche del difensore, immagino che così si dice nell'ordinanza cautelare, la scelta del difensore, insomma, anche di consigliare forse questa confessione, è arrivata dopo che insomma era stato il sopralluogo da parte dei RIS, era stato fatto nel posto giusto. E inoltre la confessione di una persona che ha questa instabilità, insomma, di tipo psichico, perché è ricoverata dal 12 agosto per un disturbo delirante, era già in cura presso la sua psichiatra, insomma, che aveva questi problemi di tipo psichiatrico. È ovvio che la confessione di un soggetto che ha questa personalità, insomma, va calibrata attentamente, bisogna verificarne l'attendibilità, se sono errato, coincide, come effettivamente ha coinciso, con tutti gli elementi che erano stati raccolti. E quindi, ecco, sì, è arrivata la confessione, è importante tutto quello che è stato raccolto prima, perché bisognava poi alla fine verificare se la confessione resa da una persona, insomma, un po' delirante, forniva particolari perfettamente coincidenti con quelli che sono stati gli elementi raccolti. Quindi di nuovo io mi fermo qui, di nuovo ringrazio i militari che
carabinieri, che sono stati bravissimi, e mia collega, la dottoressa Rizza. Lascio la parola al colonnello, tenente colonnello Carpin, se vuole aggiungere altre cose, e poi se avete delle domande particolari, magari risponderemo dopo. Come si chiama esattamente la signora? Prego? Come si chiama esattamente la signora? La signora, cioè, il nome della nubile. Signora, io credo che si possa dire il nome della signora. Sì, perché guardate, davvero non c'è una uniformità a livello neppure distrettuale, se voi potete darmene atto. Cioè, ci sono procuratori che lo dicono, ma secondo me in queste situazioni non c'è motivo per non dirlo. Mi consulto con la mia collega, se pensa che non si debba riferire, se preferisce di no. Stiamo dicendo che la moglie della vittima ha 68 anni, di origine, nata in Albania, quindi il nucleo familiare è in Italia da tanto tempo, ma... Una cittadina italiana. Sì, però di origine albanese. Ecco, qui fuori microfono, cioè davvero abbiamo una riunione in procura generale a settembre per vedere sta prassi, cosa si può dire, cosa non si può dire, perché non è uniforme, per cui magari si rischia... Cioè, io personalmente ritengo che non c'è una giornata cautelare, se non ci sono motivi, perché sono minori, si dovrebbe dire, però è la mia personale convinzione. Aspettiamo a vedere il procuratore generale come ci indirizzerà e così poi avremo un atteggiamento uniforme. Io vi do qualche elemento in più, niente di particolare. Facendo una veloce cronistoria degli anni 20, il 28 di luglio della Vigeto, in più riprese, vengono recuperati i corpi, i pezzi di un corpo umano. Prima una gamba e poi all'interno di sacchetti della spazzatura di plastica tutti gli altri pezzi, quasi completamente il corpo umano. Sul posto interviene il suo procuratore, la dottoressa Rizzo, e il medico legale, intervengono i carabinieri della compagnia del gruppo investigativo per i primi rilievi. L'analisi dei corpi ci indirizza in qualche modo nelle nostre considerazioni. Come diceva prima il procuratore, ha lasciato aperto tantissimi dubbi sulla vicenda, su chi erano i possibili responsabili, ma in qualche modo ci aiuta anche, cioè, il ritrovamento ci aiuta a capire che forse era opportuno concentrare le nostre energie in un contesto locale. L'identificazione del corpo poi è avvenuto ancora di più a valore di questo aspetto, a punto tale che alla presenza proprio della dottoressa Rizzo, il RIS di Parma l'8 di agosto fa un sopralluogo. Un sopralluogo che è stato molto importante perché, nonostante la signora abbia pulito la casa, all'interno dell'abitazione, nella camera da letto e nel bagno, vengono trovate delle tracce molto significative di sangue. Per cui l'idea di un contesto familiare viene ancora più avvalorata. L'attività di indagine classica che è stata fatta dai carabinieri fa propendere nella sua responsabilità della morte della donna, perché sembra che in casa ci fosse solamente lei e il marito. Un altro passaggio è l'interrogatorio che viene fatto sempre dal sottoprocuratore insieme ai carabinieri, dove la signora, messa effettivamente di fronte alle prove acquisite, collabora con gli inquirenti, con noi, ci descrive gli avvenimenti di come sono successi, per cui ci racconta che colpisce nella camera da letto il marito con un'accetta, un'ascia, di quelle tipiche per tagliare la legna. Visto che il corpo pesa troppo e non può sbarazzarsi nell'ultimo di bagno, il bagno lo fa a pezzi, in più pezzi. Con l'accetta sempre? Con l'accetta e con alcuni coltelli. Per me è facile. Esatto. E poi inserisce il
dei sacchetti di plastica e a notte, piano piano, la digetto di sta poche centinaia di metri e getta il corpo. Ma in che data sarebbe successo? Reputiamo tra il 21 e il 22 in linea di massima, però giustamente non abbiamo date certe, però presumiamo che la data più veritiera sia tra il 21 e il 22. L'ho colpito nel dormire. In realtà l'ha colpito in piedi, per cui sembra che il primo colpo alle spalle.